Ciao popolo di Lega Nerd, con la bellissima Kate Blanchett sono sempre qui a Bologna al Biografilm Festival. Biografilm Festival che non è solo cinema ma è anche musica. Infatti proprio qui vicino dove ci sono le proiezioni c'è anche questo bellissimo parco, il bioparco del Biografilm Festival, dove ogni sera si esibiscono tanti artisti. E se l'altra sera ci siamo lasciati con Enzo Avitabile, oggi invece come ospite sul palco ci sarà il giovanissimo Francesco Motta, che è un grande cantautore, lavora anche con tantissimi altri gruppi musicali della scena indie, ma non chiamatelo indie perché sennò si arrabbia, e ha lavorato anche per la stesura e la composizione della colonna sonora di Ciao amore vado a combattere. Ho intervistato per voi Francesco Motta, quindi se siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. C'è una canzone, la tua canzone, Il tempo che passa la felicità. Il tempo che passa. Passa la felicità, dove l'hai registrato in un trullo a noci. Sì. È una cosa che mi ha fatto molto sorridere, soprattutto il sottofondo, quello dei piatti. Sì. E tra l'altro io sono pugliese, quindi una cosa che mi ha fatto veramente molto sorridere, mi ha fatto un po' sentire a casa, anche perché a casa non si torna praticamente mai quando fai questo lavoro. Penso che pure tu lo possa capire un po' questo. Come mai ti sei trovato proprio a noci a registrare in un trullo poi? Da cosa è nato? Io ero andato a trovare la mia ragazza che di noce per l'appunto, e era un periodo in cui giravo, ero sempre in giro e giravo con la macchina con la scheda audio per averci il modo di registrare, insomma. Lì mi era venuta l'idea di quel giro, quindi l'ho registrato e ci siamo accorti col tempo con Riccardo Senigalli, il produttore del disco, che aveva una cosa particolare quella registrazione lì. Abbiamo voluto tenere quella, insomma, come abbiamo tenuto tante altre registrazioni piene di errori, di difetti, però mi sono accorto anche che gli errori e i difetti sono le cose anche che rendono uniche le persone, le canzoni, le chitarre, quindi insomma ci siamo impegnati per tenere quella. Tu prima di iniziare la tua carriera da solista suonavi con i Criminal Jokers, scrivevi testi, cantavi, è molto particolare che voi siete passati dal punk al new wave a un certo punto, che sono due generi totalmente differenti. Come mai avete fatto questo tipo di passaggio? Ma dal punk al new wave non li vedo come generi molto differenti. È molto più differente quello che faccio ora, cioè aver passato anni a suonare fortissimo e arrivare a un certo punto in cui ho capito che c'era bisogno di suonare più piano per far diventare il forte ancora più forte. Quindi diciamo che insomma questo cambio di dinamica che sono arrivato col tempo a capire che è importantissimo. Quanto contano all'interno della tua musica le radici, cioè il tuo luogo di appartenenza, perché tu sei pisano. Sì. E visto che molti cantanti nella musica indie, io penso a Calcutta con Frosinone per esempio, molto spesso parlano del loro paese, della loro città. All'interno invece della tua musica, quanto è influente questo aspetto? Ma in realtà non mi sento, nonostante insomma toscano di per sé tutti vanno molto fieri di venire da quella regione, ultimamente soprattutto non ne vado fierissimo per un po' quello che è successo in Italia, quindi senza fare allusioni, ma insomma spero di essere stato abbastanza chiaro. E nonostante questo non mi sento molto attaccato al luogo da dove vengo, mi sento molto attaccato alle persone del luogo da dove vengo, quindi i miei amici, la mia famiglia, insomma è quello che mi manca di più quando sto a Roma, non di per sé la città. Invece per quanto riguarda l'uso della parola, o meglio della lingua, perché tu hai cantato in inglese, hai scritto in inglese e canti adesso, scrivi in italiano. C'è una tra i tre due che preferisci in realtà? In italiano, assolutamente. Insomma, quando ero piccolo c'era un'intervista in cui dicevo che non avrei mai scritto in italiano, sicuramente. Insomma, ora mi sono accorto che lo capisco meglio, lo capiscono meglio quegli altri, mi emoziona di più, è la mia lingua, ascolto per lo più musica italiana, quindi non posso fare altrimenti.
C'è una tua canzone che si chiama Se bella davvero, sì, che ha un doppio significato. No, ha un significato. E a me ha ricordato molto Via del Campo di De André. Cioè, per te c'è stato qualche rimando? Ma in realtà, insomma, il desiderio era appunto di parlare di una donna transgender con una... in una maniera assolutamente normale, insomma, poi non si capisce che parlo di una donna transgender, ma non volevo nemmeno farlo capire, insomma, perché volevo sottolinearle la normalità. Non si capisce perché, sì, ecco perché è un argomento, non si capisce perché è un argomento tabù nel 2017 e alcune persone rimangono così quando spiego, però non c'è, non penso ci sia manco bisogno di spiegare troppo, insomma. Che tu suoni con tanti, anche con altri gruppi, sei un polistrumentista. Secondo te attualmente, io vedo che c'è stato questo grosso boom dell'indie in Italia. Io non so cosa vuol dire indie, cioè non è che, diciamo che non percepisco, cioè percepisco una partenza da etichette indipendenti, però sinceramente ci sono canzoni pop che mi piacciono, canzoni che vengono da etichette indipendenti che non mi piacciono, per cui e non penso nemmeno che ci sia, cioè io non sono mai stato indipendente assolutamente, perché prima i soldi dei dischi me li dava mia madre e ora non, cioè penso che non c'entri niente con il modo in cui è nata quella parola in America, insomma. E non penso nemmeno che ci siano persone che non vogliono riempire i palazzetti dello sport, insomma, qualsiasi persona spera di arrivare a più pubblico, al più vasto pubblico possibile. In questo senso non credo in quel tipo di voglia di indipendenza. L'indipendenza ci può essere insomma, collocata in qualsiasi, a prescindere dal fatto che tu sia in etichetta indipendente o no, e ci possono essere canzoni belle e canzoni brutte. Quindi in questo senso qui non so. Io credo che questo discorso sia anche piuttosto applicabile con il cinema. Tra l'altro tu adesso hai scritto una colonna sonora per un film, ed è un film che non aveva appunto un'enorme produzione, una grossissima distribuzione. Io penso che sia una tematica che sì, vada tranquillamente. Sì, lì è diverso, diciamo, cioè lì il discorso di indipendenza nasce anche dal budget che c'hai per fare una cosa, insomma, però nello stesso tempo può essere un messaggio pop inteso come popolare, però nel cinema è diverso rispetto alla parola che dicevi te prima, indie, insomma, no. E anche per il cinema c'è qualche altro nuovo progetto? Vediamo, ora la mia priorità è scrivere canzoni, insomma, però quella parte di me rispetto alle colonne sonore c'è, mi piace tantissimo, è ovvio che per ora la cosa più importante per me e la cosa che mi piace di più è scrivere canzoni. Va bene, grazie mille. Grazie. 42. 42. 42. 42. 42.